Di Fernando Orsi per parlare di sport, alimentazione, ma anche di luoghi di ritrovo che profumano di storia e che mantengono vive le tradizioni grazie a giovani e capaci imprenditori. Però partiamo da te come sportivo, come atleta e quindi il tuo rapporto con l'alimentazione. Ah beh, guarda, invece io sono stato sempre uno molto attento, anche perché fisicamente ho sempre avuto un po' di problemi e quindi d'altronde quando tendi ad ingrassare devi stare attento. Poi noi avevamo gli allenatori che quando abbiamo cominciato a giocare ci pesavano e quindi quando ti pesano se stai un chilo sopra, un chilo sotto, e quindi ho metabolizzato delle fobie che ancora adesso che ho smesso di giocare ancora ce l'ho e quindi sto molto attento. Però devo dire che questa è una serata dove stare attento è molto difficile, molto difficile. Quindi ogni tanto ci diamo una licenza e si può fare qualcosa, sempre stando un pochino attenti. Come dicevano gli antichi, se me li nanno. Allora, l'importanza, insomma, voi sicuramente avete vissuto, a parte il rigore di allenamenti eccetera, anche comunque parte di mondanità. Questo aspetto resiste nella capitale, ne abbiamo parlato questa sera, però abbiamo cercato di mettere anche un po' d'ordine, cioè quando parliamo di nomi storici come questi, che quindi per esistere devono anche seguire determinate regole disciplinari, come mantenere degli arredi in un certo stile, mantenere la qualità e l'eccellenza, ecco, come si fa oggi a riuscire a garantirla questa qualità nel mare magnum di tutte queste imitazioni che ci perseguitano, anche in segmenti non solo alimentari? Diciamo che la proposta alimentare è varia, variegata, ce ne sono tante, però secondo me, nonostante tutto, la gente ha bisogno di tradizione e quindi quando c'è la tradizione è sinonimo di sicurezza, di qualità. Quindi quando entri in questi luoghi storici come Giolitti, che un nome è una garanzia, è ovvio che tu sai che vai lì dentro e non rimani mai male. Poi dopo puoi andare a provare anche da altre parti, sì, andiamo a provare quello, andiamo a provare quell'altro. Ma se vuoi la sicurezza, vuoi la qualità, un nome come Giolitti io penso che non abbia bisogno di grandi spiegazioni, c'è soltanto il nome. Quindi Roma... A qualsiasi romano tu dici Giolitti, sa benissimo di cosa stiamo parlando. Soprattutto perché c'è ormai la quinta generazione che si affaccia. È importante perché solitamente i figli e le generazioni che vengono non sono quasi mai uguali ai padri. Invece questa è una tradizione che continua e bene, quindi vuol dire che hanno acquisito delle esperienze e i genitori sono stati bravi a tramandare questa tradizione. Grazie.